Una malata cronica. Milano, secondo i dati del rapporto malaria diffusi da Legambiente, non è proprio una città in salute. Nonostante il 2019 si sia chiuso con dati in miglioramento, quella che si respira nel capoluogo lombardo è un'aria cattiva e la posizione al secondo posto a livello nazionale con 72 giorni di superamento annuale. Se si prendono in considerazione gli ultimi 10 anni, a Milano ogni cittadino è come se avesse respirato per quasi 2 anni e mezzo aria inquinata. Sono infatti ben 890 i giorni di superamento dei limiti di PM10 che vedono protagonista il capoluogo lombardo, nonostante su base annua i valori di PM10 si siano notevolmente ridotti. I dati sono disastrosi se presi nella loro interezza, perché ovviamente come dire, la grandezza della quantità di aria che noi respiriamo e che è piena di polveri sottili è veramente impressionante. Dobbiamo dire però che negli ultimi 15 anni, insomma, noi abbiamo calcolato dal 2002, l'aria è su base annuale notevolmente migliorata. Il problema rimangono sempre i picchi di concentrazione nel periodo invernale per quanto riguarda il PM10, quindi le polveri sottili, e l'ozono per quanto riguarda la parte più estiva. Questo magari colpisce meno Milano, ma sicuramente le città della fascia prealpina sono quelle più colpite. Insomma, su Milano però dobbiamo dire che pur in una condizione di aria che sembra essere migliorata rispetto agli ultimi 15 anni, continua ad essere troppo elevato il nucleo di polveri sottili che ogni giorno noi respiriamo. Secondo Legambiente, di fronte all'emergenza inquinamento si sta facendo ancora troppo poco. Le misure di emergenza che vengono messe in atto, come dire, ultimamente sono un po' stop and go, è tutto il contrario di tutto. Si mettono in campo, poi si fermano, come se da un giorno con l'altro ci fossero dei cambiamenti così significativi. Lo sappiamo, sono dovuti solo ed esclusivamente alle piogge e al vento.